Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Chuck 3. Visto che oggi i problemi tecnici non mancano, ecco qua, mi sembra veramente una pazzia. Siamo in compagnia del maestro alla mia destra, Salve a del tutti, sindaco buongiorno. alla mia Ciao. sinistra. Ci andiamo ad analizzare i nuovi record breaker e il buon Agüero che avevamo dimenticato ieri. Quindi, rapido switch di schermata, eccoci qua. E ci ritroviamo subito dinanzi a questo fantastico Assurdo, Virgil con la assurdo, mostra del pitone e la lingua da assurdo, fuori. assurdo, assurdo. E insomma, come avevamo detto in precedenza, non è che riceve questo boost così eclatante, perché è il solito Virgil, che come possiamo vedere ha solamente un punto in più di accelerazione e velocità, quindi totally useless. Gli danno questo più 10 di passaggio con un 89 di corto e un 97 di lungo, che insomma non è che ci serve a granché, visto che comunque, come dicevamo prima, i passaggi di Virgil non è che erano così problematici, anzi, visto che da dietro non è che vi deve fare il COC, quindi non è che trasformandolo in Pirlo lo si rende più appetibile, giusto, Magister? Ah, sì, Non no, può circolare questo. leggevo un messaggio di una topolina. Comunque, no, questo qua per me è una scammata perché, come potete vedere, gli Ah, hanno sì. bussato delle robe che non servono. Non è che Virgil soffriva in passato di passaggi, visione di gioco, eccetera. Quindi hanno bussato cose inutili e varrà sicuramente in sede Esatto, decembre una quindi preview. totalmente Non inutile. mi fate scammare dall'EA, non cadete nella loro trappola. Bene, Ma perché lo next. chiamate Virgil? È perché si chiama Perché Virgil? si chiama Dick? È del cognome, mi scusi, di Ah, Assin. pensavo che Van fosse il nome, Dick il cognome. No, cioè, Banner Van Basten, mi Lo scusi, so. Banner è il nome di Pensavo Van che Basten. fosse tutto attaccato. No, no, Comunque, no, lo no. dico all'inizio. Mi raccomando, mettete like a sto video perché questo ce l'ha fatto fa 5 volte. Non ce la faccio più a ripetere queste cose. Quindi mettete like, vedetelo, Ho iniziato il girate. video che non sapevo nulla di FIFA, sono un grande esponente in questo momento. Almeno 40.000 visualizzazioni. Vai. Intanto mi sa che quello di prima non si è manco cancellato perché vedo Vir che ospiti. Va bene, ragazzi, non vi preoccupate, il video sta per essere rimosso. Bene, andiamo avanti. E abbiamo il buon Jamie Vardy che riceve un bel boost di tiro, 3-3 però. Forte lui, abbiamo detto che Il ci sei muratore andato a cena insieme a Firenze e Jake, la Furia, e esatto. faceva il muratore. E faceva il muratore, perfetto. 3-3, quindi diciamo un po' problematico. Riceve questo boost di tiro incredibile con finalizzazione 97, potenza tiro 92, quindi sicuramente tanta roba. Agilità e equilibrio probabilmente lo tronchizzano un po', visto che comunque c'ha un attributo di forza ed è uno anche 1,80, un po' così, c'ha quel classico body type un po' stocky, un po' puzzolente. Sì, più o Non meno. può circolare Non può questo. circolare, avevamo detto. Come lo usiamo questo Allora, maestro? questo va usato tipo Werner, come lo usano in Weekend League, per fare i filtranti epici e per tirare destra, sinistro, come capita, perché tanto c'ha 3-3. Però come tirate, tirate segnate. Quindi trastatelo, perché 97 di finalizzazione, 93 di freddezza, potenza tir, quindi tiè, niente che troppo. Però quel contropiede non mi piace. Ho letto la prima cosa che c'è, cioè, sì. Cosa non ti Il piace? contropiede. Dove sta Ma scritto dov'è il contropiede? contropiede? Mi Che scusi. cos'è contropiede? No, controllo È palla. controllo palla! A contrasto in Contrasto in piedi! piedi. Vabbè. No, in contropiede. Vabbè, io l'unica cosa che ho letto è la sbagliata. Niente. Vabbè, comunque, no, perché essendo attaccante è indifferente. Comunque, Vardy quindi diciamo che da 1 a 10 diamo un 6 di fiducia. 6 per Io anche un 6 usarlo. e mezzo. Anche Ok, però. un 6, sì, sono No, allora d'accordo. 6. Di Sempre. stima, di Ci stima. sta. Passiamo al buon Fabregas, che Poi te lo forte, è anche un bell'uomo, possiamo dire. Però 3-3, 1,79 m con un work rate abbastanza esotico, perché questo normale basso, insomma, mi perplime un po'. E andiamo subito a vedere le statistiche. Accelerazione 85, velocità scatto 75, un bel chiodo, sì. Vabbè, possiamo parla tu, dirlo. poi dico la mia. Poi abbiamo statistiche di tiro che sono anche decenti per, diciamo, utilizzarlo in prospettiva di mezzala, passaggi sicuramente al top, controllo palla, agilità, insomma, un po' così e così, magari sicuramente sarà agile, anche se comunque 81 è un po' ambiguo, forza 72, però come dicevamo in precedenza, aggressività 65, statistiche difensive un po' deficitarie, insomma, questo se lo metti in mezzo al campo lo senti molto poco. Sì, questo praticamente prima c'era Dunjolf che diceva: secondo me è una bella carta, ma dimmi come fa a essere questo utilizzabile. Guardala, un body type orribile, No, ma non non può lo so. circolare.
non può circolare, a parte i passaggi, questo sta fermo, statico in mezzo al campo, non è che dici si mette aggressivo, intercetta, no, non si muove, non corre, non c'ha fisico, quindi da fermo deve fare i filtranti, punto. È quello che inviti per pareggiare le squadre se non puoi giocare. Esatto, è il filler di turno. Carta orribile. Quindi bocciato Fabregas, arrivederla. Che è dell'astio personale. C'ha palese. Una cosa positiva, no, manco quella, niente. Cosa? Niente, no, no, niente. Pensavo che stava all'Arsenal, no, è al Monaco. E passiamo a Vela, che come dicevamo prima c'è i capelli laccati alla Fabrizio Corona, però ha due di piede debole, quindi subito è un bel problemino. È messicano. Ma si gioca a calcio in Messico? Si gioca a calcio, però lui gioca in America. Si gioca a calcio in America, oltre a sparare, sì. Accelerazione, velocità, scatto 88, quindi comunque veloce, va bene, però insomma, statistiche di tiro che sono discrete, agilità ottima, passaggi un po' gustati dal corto piuttosto che lungo, classica carta che con due di piede debole non può circolare neanche col fiorino a metano, però infatti sono tutti boost inutili, giusto sì, per... Sì, come per... con Di Maria, esatto. Quando siamo in presenza di giocatori con due stelle piede debole, boosta all'ennesima potenza tutto il resto per renderle appetibili agli occhi degli inesperti, però voi che siete esperti perché... seguite questo canale, sapete bene che quest'anno un giocatore con due di piede debole non può circolare. Qui next. E passiamo a Zizzo, che del Portogallo. Pensavo fosse del Portogallo. Ok, Zizzo Donnarumma, forte. E lui e non c'ha altre cose lui? No, che è solo portiere, per il portiere bastano. Non fa niente il portiere. Bastano e avanzano, è un chiodo praticamente. E dicevamo molto molto valido Zizzo, perché comunque in Serie A secondo me è il migliore. Alla fine se lo paragoni a Van der Sar. Non mi ricordo come andava avanti il discorso. Ok. Sì. Lo dicevamo prima, cioè paragonandolo tipo a un Van der Sar, eccetera. Le stat sono, l'altezza è quella, 1,96 m, ma le stat sono migliori, direi. Ci avrà pure più posizionamento, riflesso, tuffo, non lo so, magari della baby. Quindi body type imponente, che è quello che serve in un portiere, più delle ottime stats. Quindi promosso Zizzo. Promosso a pieni voti. Bene, e finiamo con il buon Agüero, Sergio, che... anche lui forte, 4-4, un pelo di overall in meno rispetto alla carta base, ma più forte perché gli hanno probabilmente riattaccato la gamba che gli avevano amputato in precedenza, infatti questo stranamente corre, finalizza a quanto pare, agile, peccato per quel 73 di forza che magari lo appesantisce un po' perché è il classico problema di Agüero, però questo qua, se sbloccato a prezzi umani con carte non scambiabili, potrebbe essere anche, diciamo, utilizzabile, insomma. Dai capelli. Allora, lui quando ve lo sbloccate, non pensate di andare a sbloccare Bain Yedders, i giocatori incredibilmente agili e reattivi nello stretto. Questo è sempre stato uno bello pesante per body type, forza, eccetera, eccetera. Quindi, in questa versione, con quel 93 di accelerazione, 90 di agilità, sembra essere bello utilizzabile, molto clean, e quindi... con l'aggiunta di capello ignorante e scarpa tropicale, direi che se avete delle carte da buttare ci possa, ovviamente non spendete 300.000 crediti, ma usate carte untrade balls. E niente raga, quindi siamo arrivati al termine di questa fantastica review, forse stavolta siamo riusciti a registrarla in maniera decente, spero che vivamente che sia così. Io vi saluto, il sindaco vi saluta. Vi saluta anche il maestro. Vi ricordo like, commento, iscrivetevi, cose che vi dico sempre. E nulla, ragazzi. Ci vediamo in live ogni giorno sulla piattaforma Viola, l'innominabile. Arrivederci.